Nel telegiornale di ieri vi abbiamo presentato un resoconto della serata che si è tenuta all'Auditorium Mosconi di Borgotaro relativa allo spettacolo teatrale Sette Fratelli Cervi. Sul palco c'era l'attore Ivano Marescotti. Bene, facciamo un passo indietro e parliamo della bella cerimonia e anche molto partecipata e sentita che si è tenuta invece nella mattinata di giovedì 9, quando alle ore 10 si è tenuto il presidio delle associazioni partigiane dell'amministrazione comunale a Palazzo Ostacchini in piazzale Lauro Grossi con la partecipazione delle classi dell'Istituto Comprensivo Manara. Vediamo. 9 aprile 1945, 9 aprile 2015, 70 anni per ricordare la liberazione di Borgo Valditaro, un comune medaglia d'oro per la resistenza, una medaglia d'oro che ha le sue radici nei fatti della guerra di liberazione, nella partecipazione attiva, importante, numerosa delle popolazioni sia all'interno delle brigate partigiane che con il supporto dei civili. Quest'anno, in occasione proprio del 70° delle celebrazioni per la liberazione, abbiamo voluto ricordare il momento esatto, la data esatta, il giorno della liberazione di Borgotaro, liberazione che ha significato la fine della guerra, che ha significato la fine dell'occupazione nazifascista e quella ripartenza, quella rinascita di un paese, di una comunità, di un territorio che all'interno di tutta la comunità nazionale si apprestava a ricostruire, a rinascere dalle macerie della guerra, dell'occupazione nazista e fascista, rinascere, ricostruire una repubblica libera e democratica. Oggi siamo qui, 70 anni dopo, qui in piazzale Lauro Grossi, di fronte a Palazzo Ostacchini, sede del comando occupante, del comando tedesco, che fu liberato e furono costretti i tedeschi alla resa dall'attacco che i partigiani portarono nelle giornate dell'8-9 aprile del 45, e oggi abbiamo voluto partire proprio da qui per le celebrazioni che ci porteranno fino al 25 aprile, quando insieme a tutta la comunità borgotarese, a tutta la vallata, ricorderemo e celebreremo il 70° della liberazione. L'amministrazione comunale di Bedonia vi segnala che sono aperte le iscrizioni per il servizio di asilo nido comunale per il prossimo anno formativo. Vi ricorda che anche i cittadini residenti nei comuni di Albareto e di Compiano potranno beneficiare del costo agevolato della retta mensile grazie all'apposita convenzione stipulata con i rispettivi comuni. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 di questo mese all'ufficio protocollo del comune di Bedonia. Dal 16 al 19 aprile si terrà la quinta edizione del Gran Premio Internazionale Terre di Canossa, gara di regolarità per autosportive, un viaggio che andrà dalla Via Emilia sino allo splendido mare delle Cinque Terre e della Versilia attraversando città d'arte e antichi castelli e incontaminati passi di montagna. Il GP di Canossa farà tappa anche a Borgotaro il prossimo venerdì 17 con la gara di regolarità lungo Viale Bottego e la sosta lungo Via Nazionale per degustare i famosi Amor di Borgotaro prima di ripartire alla volta del mare. Le prime auto sono attese per le 10:30 con conclusione intorno alle 13. Per il pubblico si consiglia la sosta nell'area delimitata di Viale Bottego, dove poter vedere al meglio la sfilata di circa 100 splendide vetture provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Per informazioni comunque l'ufficio turistico di Borgotaro in piazza Manara è a vostra disposizione, anche chiamando lo 0525 96796. Ed ora spazio alla pagina sportiva, ci occupiamo di calcio con gli incontri in programma per domani, tutti incontri importanti ovviamente, però le luci e i riflettori li accendiamo in particolare sul derby tra il Bardi e il Fornovo, non solo perché è derby Valtaro-Valceno ma anche perché è proprio lo scontro tra le prime in classifica, entrambe infatti sono appaiate in prima posizione. Dopo la pausa pasquale, domani la Valtarese torna in campo. Ad attenderla un incontro non facile con dei padroni di casa, il Montecchio, decisi a dare del filo da torcere alla squadra allenata da Gianmarco Bozzi alla ricerca di punti importantissimi sul finire del campionato di promozione. Scesa nella zona rossa della classifica in penultima posizione a 27 punti, affronterà un team tranquillo, forte dei suoi 49 punti e del quinto posto raggiunto sin qui in classifica. E se è vero che nel calcio tutto è possibile, è anche vero che la Valtarese dovrà arrivare a Montecchio concentrata al massimo per cercare di vincere.
Situazione molto più tranquilla invece quella in prima categoria del Solignano, che torna a giocare dopo la pausa festiva sul proprio campo contro il Puglianello. Sulla carta i pronostici sono tutti favorevoli al Solignano, che è quarto con 47 punti ed affronterà il fanalino di coda con soli 24 punti sin qui ottenuti. Ma anche il Solignano non dovrà prendere la partita sotto gamba pena passi falsi e risultati imprevisti. Passiamo alla seconda categoria, dove ai vertici della classifica l'atmosfera è decisamente surriscaldata. Domani infatti si giocherà non solo un derby tra Valtaro e Valceno, ma anche tra le prime della classe. Bardi e Fornovo, appaiate al primo posto con 48 punti. Potrebbe essere la partita decisiva, quella fondamentale, quella dove ci si gioca il tutto e per tutto e si decide le sorti delle due compagini. Difficile ogni pronostico. Tanto faranno calma e lucidità in campo. Il Borgotaro, settimo posto con 31 punti, ospiterà il Capitelli il Mercury, che è ultimo con 13 punti. Per il Borgotaro potrebbe essere l'occasione per rimpinguare ulteriormente il proprio carne di voti. Folgore Fornovo, decimo posto, andrà sul campo del Salabaganza, che è terz'ultimo, mentre il Valgotra, che è sesto con 33 punti, ospiterà il Vico Fertile, nono a quota 27. Infine, per la terza categoria, occhi puntati sul derby tra Compiano e Terre Alte Berceto. Dopo un campionato sempre al top, ora il Compiano vive un momento un po' difficile e cercherà di non sbagliare nulla nell'incontro di domani per poter continuare a sperare nella promozione in seconda. Fermo in terza posizione a 50 punti avrà dalla sua il terreno di gioco amico al comunale di Isola, mentre il Berceto, 28 punti e undicesima posizione, non dovrà lasciarsi intimorire e cercare il riscatto. Ultima in classifica è la Dinamo Solignano, che domani in casa ospita Zibello, secondo con 54 punti. Infine, contro impari sulla carta per la Bedognese, che penultima in classifica con 9 punti, se la vedrà in casa con la capolista Calestanese, 55 punti, e pronta con tutte le sue forze a non permettere a nulla e a nessuno di far traballare il suo trono. Il meteo di domani, domenica 12 aprile, avremo sereno o poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata, le temperature permangono stabili, le minime intorno ai 9-10 gradi, le massime tra 18 e 22 gradi, i venti saranno deboli. Prima di congedarmi da voi, vediamo insieme i programmi della serata. Iniziamo da questa sera alle ore 20:35. Vi proporremo Bucche TV, seguito alle ore 21:10 da Trucco One. Poi alle 22 il nostro TG, alle 22:30 Ballo che sballo in TV. Domani invece la serata inizia alle 20:35 con Mille Voci, il programma musicale, a cui farà seguito alle 22:30 Web Mind, un nuovo programma informativo su geopolitica, economia e finanza. Alle 23:30 Atlas e a mezzanotte 80 Nostalgia. Bene, è tutto, buon weekend telespettatori di RTA, grazie per averci seguito, torniamo lunedì sera, arrivederci.